La ministra del turismo Daniela Santanchè ha debiti per almeno 25 milioni di euro tra banche, fisco, INPS, fornitori e dipendenti. Per esempio, la fallita Visibilia, di cui Santanchè è stata praticamente padrona, ha ottenuto un bello sconto dai creditori anche grazie all'intermediazione del Ministero delle Finanze, guidato dal suo alleato di partito o di coalizione Giancarlo Giorgetti. E allora la banca Prelios si accontenterà di 1 milione 200 mila euro invece di 4 milioni e mezzo, cioè il 73% di meno. Al fisco per i prossimi 10 anni Santanchè dovrà pagare a rate 1 milione 300 mila euro invece di quasi 2 milioni, grazie alla rottamazione delle cartelle deliberate proprio dal governo Meloni, di cui Santanchè fa parte. Perciò tasse quasi dimezzate. Di pari passo Santanchè dovrà rispondere di truffa all'INPS per aver usato 120 mila euro di cassa integrazione non dovuti. Per quanto riguarda il gruppo alimentare biologico Bioera Key Group, di cui la senatrice meloniana Daniela Santanchè è stata presidente, aveva debiti per 3 milioni e 130 mila euro, dei quali 1 milione e 100 mila col fisco, gli altri 2 milioni con i fornitori. Anche qui sono in corso verifiche per aiuti da parte dell'INPS che sembra non fossero dovuti, per oltre mezzo milione di euro. Poi ci sono altri 2 milioni e 700 mila euro da restituire a Invitalia, inizialmente ottenuti come aiuto durante il Covid. Poi ci sono le banche. Santanchè deve 2 milioni e 600 mila euro a BPM, Banco Desio e anche Monte dei Paschi, dove mi trovo adesso, davanti alla sede storica di Siena, la città spolpata dal Partito Democratico, grazie alla gestione banditesca di questa banca, dal passato glorioso che, lo ricordo, è la più longeva al mondo. Poi ci sono 3 milioni e 700 mila euro da dare ai fornitori, un altro mezzo milione al fisco, poi 121 mila euro all'INPS e quasi mezzo milione a General Finance. Ci sarebbero, dicevo, perché sono tutti soldi andati in cavalleria e finiti nel calderone del fallimento. Fino a qui siamo a 13 milioni di euro. Poi c'è la Biofood Italia, di cui Santanchè è stata padrona per quasi 4 anni, dal 2015 al 2019, che ha accumulati altri 6 milioni e mezzo di debiti, di cui 5 milioni con le banche, poi 800 mila col fisco e 42 mila euro con l'INPS. Il bello è che la Biofood era partita già con più di 5 milioni di debiti ereditati da Bioera, che doveva sempre a questa gloriosa banca, il Monte dei Paschi. Li doveva, perché qui di soldi della Santanchè non ne sono proprio arrivati. Nel frattempo quei debiti li ha acquisiti la AMCO, una società controllata dal Ministero dell'Economia, che guida, lo ricordo, il collega della Santanchè, Giorgetti. Ma siccome AMCO non ha visto nemmeno un centesimo, Giorgetti ha portato in tribunale fallimentare la Biofood della Santanchè, poi ha ritirato l'istanza per presunte negoziazioni. Insomma, anche qui nell'inciuccio tra Giorgetti e Santanchè si è inserita giustamente la Procura di Milano, che adesso indaga in un unico faldone tutte le aziende che Santanchè in qualche caso ha diretto anche col duo Canio e Mazzaro, e di cui è stata chiesta la liquidazione giudiziale. Adesso avete capito perché la Santanchè è sparita dai telegiornali, no? Meglio parlare di europei di calcio. Ecco, io credo che città come Siena siano bellissime da visitare e abbiano un'importanza storica senza eguali, però io direi che sarebbe opportuno che le guide turistiche si informassero un po' sulle miserie umane e su cosa sono state rese protagoniste le città e i loro monumenti. Il Monte dei Paschi è uno dei suoi esempi, visto che è stata una banca gloriosa ed è stata poi spolpata dal PD, è stata salvata dallo Stato con 5 miliardi di euro e i delinquenti che l'hanno mal gestita l'hanno fatta franca, perché per buona parte sono finiti assolti. Ecco, io credo che anche visite culturali di questo tipo, partendo dalle miserie umane, servano a diffondere conoscenza, non solo parlare di Guelfi e Ghibellini e di Etruschi. Parliamo di attualità, perché questo paese è fallito proprio grazie a questa gestione delinquenziale in questo paese, che ha riguardato tutti, destra e sinistra, e qui siamo nella culla della sinistra. Saluti da Siena.